Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli infatti erano andati a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani». Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui e i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che gli darò non avrà più sete in eterno, anzi, l'acqua che gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zambilla per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua, perché non abbia più sete, non continui a venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta, e i nostri padri hanno adorato su questo mondo, e voi invece dite che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo mondo né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io che parlo con te». Molti samaritani di quella città credettero in lui, e quando giunsero da lui lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: «Non è più dei tuoi per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo». Siamo in questa terza domenica di Quaresima dell'anno A e ci viene presentata oggi una scena particolare del Vangelo di Giovanni. In queste 3 domeniche leggeremo il Vangelo di Giovanni perché siamo in 3 domeniche particolari, dove nella Chiesa antica veniva preparato il cammino dei catecumeni, cioè di coloro che da adulti ricevevano il battesimo. Quindi erano le ultime 3 domeniche di grande preparazione, di grande interiorizzazione di quella che era l'esperienza di fede vissuta e che si andava a esplicitare pubblicamente con il rito del battesimo. C'è questo incontro tra Gesù e la Samaritana. È una vera esperienza, possiamo definirla senza scandali di corteggiamento. Gesù, un uomo, Dio è uomo, che corteggia questa donna, immagine piena della nostra umanità fragile e peccatrice. Immaginiamo la scena, cerchiamo di entrarci proprio dentro. È una scena particolare, ma questa donna va al pozzo a mezzogiorno, un orario insolito. Solitamente si andava al pozzo di mattina presto, quando non c'era il sole, e si andava al pozzo perché era un momento di socializzazione con le altre donne. Questa donna si vergogna forse di stare con le altre e va al pozzo a mezzogiorno, quando non c'è nessuno, quando il sole è cocente. Si vergogna perché non ha avuto una vita regolare, almeno secondo i criteri di giudizio degli altri. E Gesù è lì, non la raggiunge, è lì che l'aspetta. Gesù è lì, affaticato e stanco anche lui, presso questo pozzo, dice che si è lì a riposarsi e attende questa donna. Una meravigliosa immagine di un Dio che è affaticato per la ricerca di noi uomini, dell'uomo fragile e peccatore, ed è lì che ci attende per entrare in dialogo con noi. Comincia questo dialogo con questa donna ha il cuore frammentato, riarso. Avete presente in estate, noi qui in Puglia, questo lo vediamo spesso nei terreni, in estate quando il sole è cocente la terra si crepa, si spacca, si dividono i pezzi, si allontanano l'uno dall'altro, diventano delle zone rigide come dei sassi.
Il cuore di questa donna era così rafframmentato, potremmo dire squarciato, diviso in tante cose, che era vuoto dentro di sé. Questa donna dice: io non ho marito. Nella sua bugia dice la sua verità a Gesù, perché lei ha avuto 5 esperienze di amore con degli uomini, ma che nessuna di queste gli ha dato l'amore vero, gli ha riempito il cuore di quello di cui aveva bisogno. E Gesù è lì a dire: io sono quello che ti manca, sono io quell'acqua che ti manca. E se voi prendete questa terra di questi campi che dicevo estivi, in cui la terra vi è crepata, ci versate dell'acqua, vedete che meravigliosamente i pezzi si uniscono e diventano tutt'uno. Gesù è quell'acqua viva che riunisce i nostri cuori. Che significa avere un cuore unito e non frammentato? Cioè trovare il principio che è sorgente della mia esistenza, e nulla più mi può far male, nulla più mi scalfisce, perché io ho la sorgente dentro di me, il mio cuore è pronto, affronta ogni cosa, è tenace. Allora Gesù è un meraviglioso corteggiatore della nostra umanità, la nostra fragile umanità. Viene, ci attende, siede accanto a noi, ci parla per dirci che vuole versare dentro di noi questa acqua viva. E dice, dopo parla di adorazione, dice che lui ci invita ad adorare il Padre in spirito e verità. Quale verità? La nostra, quella della nostra fragilità. Dalla nostra fragilità, per così come siamo, col desiderio che abbiamo di rinnovarci, ci presentiamo davanti a Dio e lo adoriamo. Gesù, dopo l'incontro con noi, ci chiede di adorarlo. Adorare viene da una parola latina che è portare la bocca. Gesù ci chiede una relazione. Dopo che abbiamo incrociato il suo sguardo e ci sentiamo da lui amati, cercati, dobbiamo cominciare una relazione con lui, inizia un rapporto. Questo meraviglioso Vangelo, dicevo, era nel cammino di coloro che si battezzavano. E quindi hai fatto esperienza di amore di questo Gesù, lo devi adorare, devi cominciare una relazione continua, una relazione intima e profonda, che sarà il tuo crescere. Gesù è davanti a questa donna, lui è la parola, è colui che parla, è davanti a questa donna e non gli mette davanti allo specchio per dire: guarda quanto fai schifo perché non hai avuto una vita bella, hai avuto 5 mariti, sei una poco di buono, sei una samaritana e quindi fai parte del popolo dei peccatori. No, Gesù è davanti a questa donna per dirgli: guarda che se mi segui diventerai così, ti do l'immagine di ciò che puoi diventare con me. È quello che fa Dio con noi. Non giudica il nostro peccato, ma ci dice: specchiandoti in me, nella mia parola, nella ricerca di me, nell'adorazione di me, nella vita con me, troverai la parte migliore di te. C'è qualcosa di noi che forse ancora non abbiamo scoperto, c'è una parte di noi che ancora forse dobbiamo approfondire, una parte di noi meravigliosa, nascosta, che quando la scopriremo forse ci riempirà il cuore di gioia e di stupore. Gesù ci chiede questo. Lui è quell'esperienza di amore unificatore, centro della nostra vita, da cui deriva tutto l'altro amore, l'altro affetto, l'altra esistenza, verso tutto il nostro impegno di lavoro, di studio, di hobby e di quant'altro. Gesù vuole riempire il nostro cuore frammentato con l'acqua viva. L'acqua è sempre stata nella Bibbia questa meravigliosa immagine di vita, è il segno cardine del battesimo, quest'acqua che viene versata sul capo e rinnova, purifica, dà vita. Facciamoci riempire, lasciamoci trasportare da questo sguardo di amore di Gesù, e come la samaritana cerchiamo quest'acqua. Facciamo entrare Gesù, facciamoci cercare dentro, in quelle parti di noi frammentate e peccatrici, perché possiamo diventare amati e quindi riempiti, cercare una relazione. E quando andremo verso gli altri, la fragilità degli altri non sarà altro che qualcosa da accogliere, da amare, da guardare, per vivere una fraternità meravigliosa a livello universale, dire tutti insieme: Padre nostro. Buona domenica, amici di A Tu per Tu con la Parola.